troviamo a Caltanissetta, comune nel cuore della Sicilia. Siamo quattro ragazzi che gestiscono questa associazione sportiva e di promozione sociale che si chiama Eclettica, e abbiamo realizzato questa Street Factory, a noi ci piace chiamarla, che altro non è che una fucina di strada, ovvero ci siamo immaginati, abbiamo sognato un posto tra l'altro pubblico, perché si svolge tutto questo all'interno di un impianto comunale sportivo abbandonato da più di 15 anni, il quale abbiamo preso in gestione. Abbiamo l'ambizione e il sogno di trasformarlo in una piattaforma in cui i cittadini, i ragazzi, i più giovani, ma anche gli adulti possono venire a trascorrere il loro tempo e trovare un'attività, svilupparla grazie anche all'esempio e all'aggregazione che si ha qui con altre persone. Il progetto si chiama, non per niente si chiama Eclettica, ma in realtà, come dice la parola stessa, perché abbraccia tantissimi argomenti e discipline. Lo sport non c'è, secondo noi, mezzo migliore col quale fare aggregazione e creare una comunità migliore. Abbiamo realizzato uno skatepark. Questo skatepark è oggi tra gli unici in Sicilia e dei più grandi addirittura del sud Italia. Abbiamo fatto anche in modo di ritagliare due mezzi campi di basket. A livello sportivo facciamo tantissimo, oltre attività libera dove i nostri atleti hanno la possibilità di usufruire degli spogliatoi, dei bagni, dell'acqua calda, della nostra musica. Organizziamo spesso tornei e contest di tantissime discipline. Abbiamo fatto in modo che sia praticamente tutto fruibile liberamente, gratuitamente. Al nostro argomento principale, che è quello sportivo, abbiamo creato questo connubio un po' originale, un po' pionieristico, tra sia sport e arte, ma soprattutto con questo terzo ramo dell'ecologia e del green. Abbiamo tantissime aiuole all'interno degli spazi che verranno destinate alla realizzazione di un giardino botanico che verrà donato alla città, e questo ci teniamo anche a dirlo, è anche frutto della collaborazione, così come in tanti altri ambiti che abbiamo con le scuole, in questo caso il liceo agrario. Allo stesso modo il nostro obiettivo è anche quello di creare e di chiudere una microfiliera a chilometro zero. Abbiamo per esempio fornito le nostre lattughe, le nostre zucchine, i nostri primi prodotti a dei ristoranti del centro storico con i quali hanno fatto delle pietanze veramente a chilometro zero. Abbiamo in realtà anche delle sale all'interno, tra cui sia il nostro, la nostra sala ristoro con il baretto, quindi dove si possono prendere dalle bibite fresche a panini, insalate e altri prodotti. Abbiamo più che altro realizzato quella che per noi è anch'esso una delle cose più importanti forse di questo progetto. Noi la chiamiamo la sala attività, ma altro non è che una sala attrezzata, ma a disposizione anche di tutte quelle realtà, soprattutto piccole, soprattutto molto giovani, in città, che anche se hanno magari delle idee, dei progetti, spesso non riescono a realizzarle o non riescono a mantenerle per mancanza di spazi appropriati. Sala quindi è il vero segreto della rete che stiamo pian piano costruendo con Eclettica, permettendo così di dare la possibilità di vetrina a tantissime realtà. Ve le potrei elencare in questi mesi, sono state davvero tantissime. L'Italia che cambia per me è un obiettivo che dobbiamo tutti perseguire e raggiungere. L'Italia può cambiare semplicemente facendo tutti l'ordinario e senza pretendere tanto di fare chissà quale straordinario. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.